10 acquisti di moda che non rimpiangerai mai di avere fatto. Qualche settimana fa vi ho proposto un video dedicato a 10 acquisti di moda che rimpiangeremo sempre di aver fatto e oggi ho pensato di fare il video opposto, cioè passare in esame tutta la mia attività di shopping degli ultimi anni, il contenuto dei miei guardaroba, le cose che utilizzo giorno dopo giorno e di parlarvi di 10 cose che secondo me non rimpiangeremo mai di aver portato nel nostro guardaroba. E la prima cosa di questo tipo è un capo, non necessariamente un capo spalla, caldo che non ci ingoffi. Trovare un capo di questo tipo è veramente come trovare un tesoro, può trattarsi di un piumino, di un cappotto che al tempo stesso ci tiene caldissime e ci avvolge, ci fa sentire morbide e coccolate durante l'inverno, ma che al tempo stesso non ci fa sembrare un bombolone o l'omino Michelin. Quando facendo shopping ci imbattiamo in un capo di questo genere o ne vediamo uno indossato a un'altra donna, dovremmo subito acquistarlo, anche se costa un po', anche se si tratta di un piccolo investimento, perché sono capi davvero rari. Molto spesso anche donne che nel resto dell'anno vestono bene, d'inverno le vediamo magari vestite in modo molto meno valorizzante, proprio perché giustamente hanno freddo, chi non ne ha quando fa freddo, però non è un obbligo vestire con qualcosa di poco valorizzante, non tiene necessariamente più caldo il cappottone che ci ingoffa o il piuminone di due tagli più grandi o semplicemente del taglio sbagliato. No, dovremmo semplicemente valutare anche questo tipo di capi secondo la nostra fisicità e quindi sceglierne uno che si tenga caldo e al tempo stesso però non ci mortifichi troppo. Questo vale anche per maglie e maglioni. Negli ultimi anni ne vediamo davvero tante sovradimensionate, quindi veramente oversized, molto molto grandi, indossate di due taglie di più, e per carità, ci sono quelle donne che magari non arrivano alla prima di seno, hanno magari una certa statura e anche una certa corporatura robusta che possono star bene con questo tipo di maglia, ma non è detto che magari stia bene a ognuna di noi. E anche lì il fatto di avere un capo che ci ingoffi non è detto che tenga più caldo, perché spesso le linee che stanno più aderenti al nostro corpo, evitando che entri anche tanta aria fredda, ci tengono ben più calde delle cose che invece ci mortificano e che solo all'occhio magari suggeriscono l'idea di essere più calde. Quindi quando troviamo un capo che ci valorizza, che ci sta bene addosso e al tempo stesso è caldo, agguantiamolo in fretta. Un altro capo che non rimpiangeremo mai di aver acquistato è un capospalla di qualità. Qui naturalmente dipende dalla stagione, ma direi idealmente almeno un blazer e un bel cappotto. Il cappotto secondo me ha una stagionalità molto molto ampia, possiamo iniziare almeno in alcune parti d'Europa a indossarlo già a novembre, poi magari fino a metà ottobre se fa ancora freddo possiamo continuare a indossarlo, quindi vale la pena di investirci qualcosa. Il blazer a seconda della latitudine può avere una durata di vita annuale diverse, ma in ogni caso un bel blazer secondo me è un ottimo acquisto, perché ci permette di elevare istantaneamente qualsiasi look da molto casual quasi sciatto a qualcosa di più, quindi anche questo è un ottimo acquisto insieme naturalmente a un bel cappotto. E naturalmente se siete super freddolose, perché no, investite anche in un bel piumino. Io i miei alla fine li tengo sempre in montagna perché in città mi tengono troppo caldo. Un altro investimento di stile che non rimpiangeremo mai di avere fatto sono gioielli o anche bigiotteria, però mi raccomando di qualità, in linea con il nostro stile. Questo perché si tratta di cose che spesso possiamo veramente indossare non stop. I nostri look magari cambiano di giorno in giorno, i gioielli, se sono quelli belli scelti con cura, adatti a noi, possono anche essere gli stessi giorno dopo giorno e valorizzare magari anche dettagli di noi che ci piacciono particolarmente. Quindi qualcosa di molto personale secondo me la scelta dai gioielli. Io amo molto gioielli e bijou, come noterete anche dai contenuti di molti miei video, e trovo che siano veramente un elemento di stile spesso un pochino trascurato, ma che invece può esprimere al meglio la nostra personalità anche dal punto di vista dello stile. Un altro acquisto secondo me immancabile è una borsa di classe. Una borsa di classe che non deve necessariamente essere firmata, ma deve essere di buona qualità. L'errore più grande che fanno moltissime donne è quello di comprare borse di scarsità
bassissima qualità, ma proprio a raffica. Ogni stagione rinnovano insieme magari all'abbigliamento e ad altri accessori anche il parco borse. Secondo me non ha alcun senso. Una borsa di classe scelta con cura, con una linea magari classica ma contemporanea. Mi raccomando, evitate, se proprio non amate il vintage, quelle borse un pochino da nonnina, perché sono già vecchie in partenza e poi peggiorano soltanto nel tempo. Però ci sono tanti modelli base a cui si ispirano anche tanti designer di borse per poi farne qualcosa di personale. Quindi, in base anche a quello che è il vostro budget per la moda, acquistate qualcosa che sia di qualità, che non sia troppo pasticciato, complicato da troppi dettagli, perché quella è una cosa che data molto e poi stanca anche moltissimo prima di tutto voi. Ma puntate su qualcosa di sobrio, lineare, elegante e soprattutto prestate attenzione anche al vostro stile di vita, quindi deve essere una borsa sufficientemente capiente da contenere quello che di solito portate con voi. Al tempo stesso deve essere una borsa che come colore va scelta, a prescindere anche se vi piace quella tonalità di rosa baby di cui vi siete innamorati. Secondo me è una scelta da fare razionalmente, proprio perché a volte è un piccolo investimento, quindi guardate i colori che avete nel guardaroba e soprattutto quelli che usate di più e poi scegliete di conseguire. Un altro super investimento che non rimpiangerete mai è un paio di scarpe belle, ma che siano anche comode. Spesso queste due caratteristiche non legano bene insieme quando si parla di scarpe, però c'è comunque talmente ampia scelta che è possibile senz'altro trovarle. Io, per esempio, quest'anno ho comprato un paio di stivaletti di Steve Madden che mi piacciono tantissimo, che sulla carta non pensavo che sarebbero stati così comodi, invece li sto utilizzando non stop, anche perché sono belli fascianti sulla caviglia, quindi riesco a metterli sia con i pantaloni che con gonne, abiti midi e maxi. Mi fanno veramente un utilizzo grandioso. Come prezzo sono di fascia media, io poi li ho presi su Amazon risparmiando ulteriormente e ne sono felicissima. Quindi è possibile trovare la giusta via di mezzo. E quando si trova, secondo me, questo è uno dei pochi casi in cui consiglio anche magari di duplicare l'acquisto. Se per esempio avete trovato lo stivale perfetto sotto ogni punto di vista e l'avete acquistato in nero, perché non prenderlo anche in un colore chiaro oppure in marrone per poterlo indossare con le altre cose che avete. Un altro acquisto di cui non vi pentirete mai è un bel paio di jeans che sottolinea al meglio i vostri punti di forza. Qui è inutile dilungarsi perché chiaramente ognuna di noi ha la propria fisicità, è fatta diversamente, ma una volta che troviamo il modello giusto, anche questo è uno dei rari casi in cui magari comprarli anche in un altro lavaggio, se sono veramente così perfetti, vale senz'altro la pena. Io lo faccio di solito con un paio blu e uno bianco che metto poi soprattutto d'estate, perché quando vestono bene vale la pena. Ecco, in ogni caso spesso è anche proprio il marchio che ci veste bene al di là del modello. Per esempio io, per quanto riguarda i jeans, mi trovo molto bene con marchi come Mango, che su di me ha un'ottima vestibilità, con Liu Jo, che penso che vesta bene qualsiasi donna, e con altre marche specifiche, per cui nel tempo è anche il primo posto dove guardo magari se voglio acquistare un nuovo modello di jeans che non è quello che utilizzavo già, perché penso che appunto mi possano comunque offrire la vestibilità giusta. E questo vale letteralmente per qualsiasi altro tipo di capo di abbigliamento. Un altro acquisto di cui non vi pentirete mai, ve lo garantisco, è un bel paio di occhiali da sole che sia perfettamente adattato alla nostra forma del viso. Questo è veramente un piccolo tesoro, non è detto che debbano costare tanto. Io, per esempio, ho un modello preferito in assoluto e sono degli occhiali da sole di Liu Jo, che ho pagato veramente poco, mentre magari ne ho altri che sono di grandi firme, ultra firmati, che non mi piacciono altrettanto una volta indossati. Quindi, una volta trovato il modello perfetto e anche magari il colore di montatura perfetto in base ai nostri colori individuali, le dimensioni, perché non basta il modello, dipende anche un po' dalle dimensioni del nostro viso trovare anche le dimensioni giuste. Quindi, una volta che abbiamo trovato gli occhiali da sole perfetti, rimarranno con noi a lungo e non ce ne pentiremo mai. Un altro acquisto di cui non ci pentiremo mai è quel singolo capo o anche l'accessorio capace di elevare in un istante ogni nostro look. Tipicamente si tratta di cappotti dal taglio impeccabile, di blazer di qualità e dal taglio perfetto. Può trattarsi di una bellissima borsa di cui abbiamo già parlato, anche di quel paio di scarpe di lusso che poi
poi indossato su un look anche semplice lo trasforma letteralmente. In ogni caso, sono quei pezzi di investimento che rimangono con noi nel tempo e di cui non ci pentiremo mai, anche se magari abbiamo speso qualcosa di più. E infine, un ultimo acquisto di cui non ci pentiremo mai è un profumo di classe, di stile, non quelle cose invadenti che danno fastidio a tutte le persone attorno, che se le indossiamo a tavola le altre persone perdono l'appetito, ma un profumo di classe che rifletta la nostra personalità, i nostri gusti personali e che al tempo stesso, ecco, sia un minimo riconoscibile come nostro, che magari poi continueremo a utilizzare nel corso del tempo. Io devo dire che sui profumi sono un pochino infedele, però ho quei due o tre che utilizzo ormai veramente da decenni. Anche se non si tratta di un oggetto che appartiene strettamente al guardaroba, si tratta però di uno di quegli acquisti di cui non ci pentiremo mai. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia anche aiutato a riflettere sugli oggetti che sono già vostri e di cui non vi siete mai pentiti, magari a replicare o a comprare di più in quei settori, magari tralasciando invece altri acquisti meno importanti per voi. Se questi video vi piacciono, qua sopra ve ne lascio subito altri due da guardare e naturalmente iscrivetevi al canale per non perdervi i contenuti futuri. E con questo vi saluto e ci vediamo prestissimo per un altro video. Ciao!